Manca ancora l'assegnazione ufficiale della concessione ad Autovie Padane S.p.A., gruppo Gavio, che deve subentrare ad Autostrade Centro Padane nella gestione dell'A21 e non è arrivato nessun decreto dopo la scadenza, alla fine di agosto, per l'emissione della dichiarazione di pubblica utilità necessaria per gli espropri, per prorogare la validità dell'interesse pubblico delle aree interessate dalla realizzazione del terzo ponte, 300 ettari fra zone golenali e porzioni dei territori di Castelvetro, Cremona, Monticelli, Spinadesco e Sesto, da parte del Ministero delle Infrastrutture. Per questi motivi, sul progetto da 220 milioni di euro, sembra che siano partiti i titoli di coda. In realtà, la procedura di valutazione di impatto ambientale non ha scadenza, quindi il progetto resta valido, ma sicuramente sempre meno probabile la realizzazione dell'opera. Sentiamo l'opinione di Massimo Terzi, architetto ed ex assessore all'urbanistica del Comune di Cremona. Sono dell'avviso che questa notizia vada valutata con attenzione. Io non credo che con questo si debba dire addio al terzo ponte, ma semplicemente questo è un allungamento dei tempi, nel senso che i vincoli non dovrebbero essere reiterati, però lo possono essere. L'argomento è estremamente delicato e difficile e andrebbe affrontato da parte di un legale. Ma comunque, tenendo presente i mezzi e l'elaborazione che la società Autostrade ha impegnato su questo tipo di lavoro, io credo che prima di rinunciarci occorrerà molto, molto tempo. Si vedrà, si vedrà. Io credo che comunque i tempi si allungheranno. Non gioisco di questo evento, anche e soprattutto perché non vorrei che questo portasse un ritardo nel finanziare una serie di elementi che comunque devono essere finanziati per migliorare la viabilità nel territorio cremonese e in quello piacentino. Sono dell'avviso anche che possibilmente il tempo potrebbe mettere a disposizione un ripensamento sul disegno del tracciato che tenga presente Cremona, Castelvetro Piacentino e Monticelli, perché sono convinto che ci si possano essere altre alternative, e soprattutto il discorso che sta avanzando delle vaste aree, che sta rivedendo i limiti della provincia e naturalmente prenderà in considerazione anche i collegamenti tra città e città, potrebbe permettere delle soluzioni nuove.